Non è con la capacità di un sindaco. Oggi è fondamentale che non si deve far tirare per la giacchetta né dai politicanti di solito più centrali che vorrebbero magari statisticamente dimostrare che una determinata scelta è stata una scelta opportuna, ma nemmeno devono farsi trascinare da quello che è la ricerca del voto momentaneo. Certo, faccio facile io a dirlo, devo essere candidato sindaco, quindi è difficile far passare messaggi così importanti. Però, solo per farvi capire, perché poi tutti questi concetti non li rendiamo pratici, dov'è che siamo arrabbiati noi? Dov'è che poi vediamo che io ho 18 anni che provo a fare sindaco, provo, perché tanto non ci riesco, vedete, si parlo qua, con qualche applauso, poi vado fuori, non cambia niente, quasi. Ma non è vero, tante cose sono cambiate, per fortuna. Però dopo 18 anni mi ritrovo che se stavo zitto da 10 anni a questa parte era meglio. Mi spiego, da 10 anni a questa parte dico, siamo pochi uomini, non abbiamo mezzi, non ci sono, eh? Arriva un governo con tutto il bene che gli vogliamo, anzi, in teoria eravamo anche tutti contenti. Quasi tutti contenti, insomma. E cosa fa? Invece di, guarda, mancano uomini, devi programmare, corsi, no, metti i militari. A tutti i militari... Tutto no, bene che io voglio. L'argomento della domanda. No, devi farmelo dire perché fra poco vedo così. Esatto, te la facciamo. La domanda era, adesso così dico anche il nome del signore che l'ha fatta. È un'interrogazione, no? Non è. E comunque chi chiedeva cosa ne pensi? Lo spiego velocemente perché su questo concludo. Ma su questo concludo, perché non vorrei che voi fossilizzaste adesso sul militare. Il militare è una persona rispettabilissima, alla divisa. Noi siamo in una situazione di disagio oggi, per la quale vogliamo, la maggior parte della gente di buon cuore, ovviamente di onesta, si sente tranquilla se vede una divisa. Lasciate perdere un po' di pensare alla multa, ok? Se c'è una divisa vuol dire che c'è la presenza di qualcosa che te rassicura, in generale è così. Poi la divisa che sia di polizia, che si chiami polizia locale o polizia municipale, che sia dell'esercito, che sia l'importante che ci sia. Sotto l'aspetto psicologico non è stato male. Quello che è stato male, ed è un po' anche di capo sotto certi aspetti, è di aver fatto passare il concetto che quei militari abbiamo risolto il problema. E ve lo dico io come abbiamo risolto il problema. Intanto spendendo l'equivalente dei soldi che hanno tolto a tutte le forze dell'ordine. Perché li hanno, ma noi ci hanno fatto i tagli. Tagli che vanno a incidere su una situazione già drammatica. Non a me, magari, o al singolo poliziotto di mia. L'hanno tolti a quello che viene investito, quello che dicevo prima, mezzi, uomini, benzina. Guardate che l'apparato è un apparato enorme, è un apparato che comunque costa. In America hanno deciso di sponsorizzare le macchine. Si può discuterne. La sponsorizzata di Coca-Cola, si può discutere, ma almeno ci sono i soldi per poter impegnare. Io non sto dicendo che è bello, giusto quello che fanno in America, questo solo discutiamo sull'opportunità, ma certo non discutiamo su questa che vi sto per dire adesso. Abbiamo speso l'equivalente del doppio dei soldi che hanno tagliato a noi, che hanno investito per fare andare in giro militare a fare le passeggiatine. Tutto bene per l'immagine, nella concretezza. Le responsabilità non si inventano così. Dottor prima Cecchini diceva che si fa un anno di corso, ma non solo, si fa un aggiornamento, è giusto che se così ci mancherebbe, bisogna rimanere al passo dei tempi, la scuola di domani sarà importantissima su questo aspetto, ma anche noi abbiamo bisogno di continuare ad aggiornarsi, vero dottor Domenico? Cioè, credo che la maggior parte del tempo sia dedicata a questo e non confrontare con la magistratura, ma a prescindere da queste sono responsabilità penali, oltre che disciplinari, sono responsabilità enormi. E voi vedete che solo perché una succede che si spari in maniera cretina, quanto si va avanti, lo dico io cretino, ok? Se deve aspettare il giudizio che è un'altra cosa, il giudizio penale. Non si può pensare di mettere coloro che fanno la guerra o meno sono addestrati per un tipo di cosa a fare l'attività di prevenzione. La prevenzione è un'altra cosa, tutta un'altra cosa. Con delle armi poi che non sono quelle per i confronti. Poi non discutiamo sulla. Ma perché vi ho voluto tirare per la giacchetta sui militari? Perché adesso fra poco vado a Verona, non dice Verona, dove porto uno dei più rampanti sindaci d'Italia, che è il dottor Tosi, il quale aveva a disposizione 60 militari all'origine. Lui ha detto, no, voglio 75 perché devo fare 12 pattuglie militari per giro la città, devo farli girare, Maroni sicuramente gli ha mandato 75. Questi 75 militari, adesso sì, alla fine lo voglio proprio, alla fine
Sì, 75 militari ci sono presentati tutti quanti, poi che facciamo, dove andiamo? Ci vogliono i poliziotti che l'accompagnano, non è mica posso andare io da soli, no? Allora, i militari che devono essere accompagnati dai poliziotti, no? Da dove li prendiamo i poliziotti? Che non sappiamo più neanche le persone per far lavorare. Allora, però una tratta ancora un po' più disastrata delle altre questure, abbiamo aggregato 12 da tutta Italia, uno da Napoli, uno da Torino, uno da Udine, uno da Nuoro. Ora, vi immaginate sti qua che di colpo sono stati chiamati, oh, da domani vai a far servizio a Verona, lascia tutto, missione, albergo, pranzi, cene. E sono arrivati, dopo due giorni, 12 poliziotti a Verona, si sono presentati e hanno detto, voi dovete portare a spasso, scusatemi, dovete accompagnare le attività operative militari di prevenzione. E sì, e dove andiamo noi che a Verona manco lo sapevamo dove era sulla cartina geografica? Quindi, dove come se... Ah, aggiungo, noi a Verona abbiamo uno dei pochi posti, pochi, non sono tanti purtroppo, ma a Verona è fisso, il tribunale viene vigilato da una volante, H24. Noi abbiamo solo tre volanti a Verona, perché Verona è grande, e tre volanti è niente, credetemi. Tre volanti da due persone. A Verona è l'unico caso in Italia dove sono morti due poliziotti fratelli, in momenti diversi. Una cosa incredibile, ma non perché per dire questo fatto che colpisce chiaramente, succede, no? Allora, tre volanti, di cui una vigile al tribunale. Abbiamo detto, sono arrivati i militari, mettiteci i militari a vigilare al tribunale, la volante va restituita, dice no, no, devono girare. Stanno girando. I poliziotti stanno vigilando le mura del tribunale, i militari stanno girando accompagnati da altri 12 poliziotti che sono arrivati nel frattempo dal ricambio da altre 12 città d'Italia che costano un'infinità di soldi alla cittadinanza, ma quello che è bello, ripeto, questi 12 poliziotti non sanno dove andare, allora cosa hanno fatto? Si è fatta un'ordinanza interna in cui si dice alle volanti, le due rimaste, che da lontano, no da vicino perché è brutto da vedere, ma da lontano devono dare indicazioni alle pattuglie di come operare sul governo. Ma adesso alla fine è tutto, no? Ma come si può fare politica gestendo la sicurezza in questa maniera? Quindi voi avete una responsabilità enorme nella legge che si è approvata da ogni anni. Non perché risolverà i problemi della prostituzione, non risolverà i problemi della droga, aprire case chiuse o meno da 20 anni che se ne parla di politica alternativa, ma incide. E la capacità di incidenza di un sindaco conta molto. Ecco perché è importante scegliere non se è bello, brutto, se è simpatico o meno, ma su quello che sono realmente le sue proposte sulla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, sperando che non sia uno dei tanti ignoranti che si camuffa, perché purtroppo ci sono anche questi, ma non mi pare che una cittadina così intelligente come quella che ha portato tanta gente questa sera qui si possa pensare di portare un sindaco un po' più intelligente. Mi auguro che vada per il meglio, perché voi siete fondamentali tra Treviso e Venezia. Grazie.